Antonio Di Berardo, segretario provinciale del SICET, torna a denunciare il problema dell'emergenza abitativa di tante famiglie teramane, stigmatizzando gli appalti dei costruttori e delle banche sul progetto di housing sociale di Via Longo, dove la politica, a giudizio dell'esponente del sindacato degli inquilini, avrebbe dimenticato i cittadini. È stato bloccato tutte le assegnazioni di alloggi in emergenza. Quindi il sindaco, sapendo che ha l'obbligo, il dovere, almeno per l'emergenza abitativa, che il 30% degli alloggi disponibili devono essere a riserva per l'emergenza abitativa, appunto. E quindi ormai sono dal 2012, marzo 2012, che è bloccato tutto. E noi adesso oggi siamo qui perché c'è una forte vulnerabilità di persone che a giorni, da qui a qualche giorno, chi vedrà un mese, dovranno rilasciare l'alloggio. Io voglio dire questo al sindaco. Ha capito di che cosa stiamo parlando? Se lui pensa ancora, parla di Via Longo, secondo me noi andremo avanti anche con delle forti proteste, più forti di quelle che stiamo facendo, andando anche in Regione Abruzzo. Ho fatto una lettera al prefetto, auguriamoci che il prefetto accolga questa nostra richiesta e diremo quello che veramente sta succedendo. Abbiamo attivato un piano di mobilità che tutela gli abitanti di Via Longo, stiamo parlando di case non agibili. Questo è il discorso, ma questo al sindacato probabilmente non interessa. È una polemica sterile e strumentale, strumentalizzata a danno dei cittadini purtroppo, e questo non va bene. Io sono pronto a fare qualsiasi confronto, anche col prefetto. Quello è un progetto di soldi pubblici, non c'è nessuna speculazione edilizia. Quasi 18 milioni di euro di soldi pubblici, di Cassa Depositi e Prestiti, che arrivano a Teramo per riqualificare un quartiere degradato. Il progetto è nelle sue fasi conclusive di tipo amministrativo e presto partirà invece con le fasi, come dire, quelle delle ruspe. Abbiamo liberato già il 50% delle palazzine, ci stiamo avviando a liberare la terza palazzina e quindi poi la quarta, in modo che poi possiamo consegnare il pacchetto a chi poi dovrà fare i lavori.